Siamo davanti all'ambasciata dell'Arabia Saudita a Roma come gruppo di pacifisti per protestare contro il ruolo dell'Arabia Saudita, che l'Arabia Saudita sta giocando in Siria, appoggiando gruppi armati che compiono violenze contro i civili e stragi e fomentano una guerra civile. Quindi noi ci opponiamo a questo ruolo dell'Arabia Saudita, che è affiancata da Al-Qaeda, dal Qatar e forse in futuro dalla NATO, contro la pace in Siria. Vogliamo un negoziato e vogliamo dire basta alle interferenze delle petromonarchie e dei paesi occidentali. E vogliamo anche ringraziare 12 paesi che all'ONU hanno votato contro una risoluzione che favorisce la guerra, e sono Russia, Cina, Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Zimbabwe, Iran, Bielorussia e Corea del Nord, grazie a questi 12 paesi. Sono Patrick Boylan del gruppo No War, che è vero che sta arrivando adesso, e anche dei cittadini americani per la pace e la giustizia di Roma, un'organizzazione che è nata in seguito alle delle guerre americane in Iraq, per protestare sia le guerre sia la disinformazione, che è stato sempre il preludio di una guerra e che adesso vediamo nel caso della Siria. Appunto, la disinformazione vuol dire l'informazione unilaterale e tendenziose per creare un clima che giustifichi una cosiddetta guerra umanitaria. Non ci sono guerre umanitarie. Ora, noi sappiamo che dietro questa presentazione di notizie unilaterale che c'è in realtà una guerra civile in corso, che parte della popolazione siriana è stata incitata dagli Stati Uniti sin dal 2006. Dal 2006 Bush ha creato una televisione satellitare che per mandare programmi in Siria per incitare la popolazione alla ribellione. Io, signor Presidente, la invito a continuare. La comunità siriana è in Roma, la maggioranza assoluta sta con il governo siriano e la sua soluzione pacifica per quell'attacco feroce da mezzo mondo, e sta con la soluzione interna, siriani con siriani solamente. Hamid Masumi Nejad, Roma.